nel luogo dove sono cresciuta. Che cosa t'abbiamo fatto di male? A te sta arrivando venire assieme a noi, così puoi divertirti a fare quello. Ora dovete entrare qua dentro e non fare schifo. No. Alla faccia dei poliziotti sono buoni. Ci ha buttato per terra. Grazie comunque. Ma Diego, non ci siamo cacciati in un posto così buio. Diego, dei lettini che ci sono scritti dei nomi. Leggiamoli. Asia, Iris, Mark, Lily, Lena e Tom. E ci sono gli altri. Questo è un po' complicato da leggerlo. Allora, Antonio, mi dici che ore sono? Io non siamo, mamma mia, giù. Che ore sono? Sono le 15:09. Mamma mia. Antonio, praticamente 2 ore che sono andati via. Sono già volati 2 ore. Sì, sono già volate 2 ore. Volate? Cioè, a me sembra un'eternità, altro che volate. Non lo so, Antonio, non so se abbiamo fatto la cosa giusta. Cosa faccio? Chiamo qualcuno, giù? No, non devi chiamare nessuno. No. Dobbiamo scendere giù e andare a parlare con Sofì, per forza. Andiamo. Dai, andiamo. Diego, comunque, io non ho ancora capito che posto è questo. Mi fa troppa paura questo posto, Diego. Pure a me. Che brividi che mi vengono. Anche a me mi vengono. Dove ci hanno portati? Diego, guarda questi muri. Sono pieni di muffa. E guarda pure lassù. Sì, tutti pieni di muffa. Ciao, ma non è che è un parco giochi? Che parco giochi, parco giochi? Non so dove siamo finiti. E perché ci hanno messo qua? Lì c'è una stanza. Andiamo a vedere che cosa c'è. Ok. Diego, non è che c'è un mostro? Vai qua, avanti. Vai. Ciao, no. Tu vai avanti e io poi. No, ma perché ci devo andare io? Vai. E secondo me l'unica persona che potrà dire che fine ha fatto Chiara e Diego è stata Sofì. L'idea è stata sua di portare via Chiara e Diego con Poliziotto Rodrigo, quindi lei mi deve dare una spiegazione. Certo. Guarda che ora sei tu quello che deve parlare con Sofì e chiedere che fine ha fatto Chiara e Diego. No, ma è meglio che ci parli tu, ok? Perché è meglio, dai. Sempre io ci devo parlare. Ma che cosa sono? Sono sempre dei nomi. I nomi che ci sono scritti nei lettini. Sembrano tipo delle regole. Chiaro, povero, mi manca. Oh, ho capito. Non so che ti mancano mamma e papà. A noi dobbiamo tipo indagare. Investigatori. Chiara e il figlio Diego, capito? A me Chiara non mi piace per niente questo gioco. Infatti non è un gioco. Che cos'è questo? Vabbè, noi indaghiamo. Chiara, Diego, che cos'è? No, quello lì non lo tocco. Quello lì mi fa paura, Diego. Pure a me. Dai, pizza su. So. Non c'è nessuno. Sofì. Ma poi scusami, chi è che le ha detto di uscire? Sofì! Anto, c'è un biglietto per noi! Sono andata a prendere figlia Chiara e figlio Diego. Non preoccupatevi, torno presto. No, aspetta un attimo. Ma noi ci dovremmo arrabbiare? O dovremmo essere contenti? Perché io non capisco, il mio stato d'animo in questo momento è abbastanza agitato. Ho il cuore che mi va a mille e... Ma dove sono Chiara e Diego? Era ora che andasse a prenderli. Io pensavo sinceramente che andasse molto prima. Ma andate a prenderli dove? Da forse il poliziotto Rodrigo? Ma che domande. Giulia, non mi lasciare qua. Arrivo pure io. Prendo il foglio. Sì, dai. Aspetta, su, che arrivo, dai, arrivo anch'io. Dove sono finiti quei marmocchi? Diego, questo posto sarà perfetto. Chiudi la porta, vieni. Vediamo come sono. Vediamo se si trovano scoperti sotto i letti. No, qua niente. Chiara, io ho paura. Abbassa la voce. Ok. Non c'è da per arrivare. Le valigie però sono ancora qua, quindi non sono andate molto lontano. Provo a cercare nell'ultima stanza. Eccola, Diego! Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate e se lo preordinerete ora avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi che cosa aspetti? Link in descrizione. Sì, dai, Anto, chiamiamo Sofì. Ok. Dai.
È che sono in ansia. Segreteria telefonica. Perché ce l'avevo spento, scusami? Non so. Vabbè, magari ho sbagliato il numero. Aspetta. Segreteria telefonica. Spento completamente. No, c'è qualcosa che non va. Io sto andando in agitazione. Ma perché dovrebbe avere il cellulare spento, Sofì? Secondo me lo prende da qualche parte. Riprova. Sì. Vabbè, io provo a chiamarla col mio telefono, che magari il tuo non funziona. Ho sentito dei rumori. No, veramente, Alfio, io sto tremando dall'agitazione. Cioè, mi puoi dire di nuovo che ore sono? Le 7:30. Ecco, è praticamente ora di cena. Non so che cosa fare. Che dici, voglio fare qualcosa da mangiare? Magari arriva una famata a casa? Sì, sicuramente. Vado a fare da mangiare. Fai da mangiare, dai. Se io ho fame non ce l'ho, mi sei chiuso lo stomaco, veramente. Sì, anche a me. Dai, speriamo che arrivi. E nel mentre che cucino io, tu prova a richiamare Sofì. Ok, prendo il telefono. Non riuscirete mai a scappare da me. No, vai via! Via! Vattene via! Dove ci troviamo? Nel luogo dove sono cresciuta. Anzi, dove Suor Gesualda mi ha cresciuta. Cosa ci facciamo qua? Vi insegno un po' di disciplina, che qua mi sa un po' che manca, eh. Ho provato a insegnarvela, ma non ci sono riuscita, quindi dobbiamo usare le maniere forti. Che cosa t'abbiamo fatto di male? A me niente. Io seguo solo gli ordini di Suor Gesualda. Ancora da Suor Gesualda? Esatto. Non continuate a fare domande, perché tanto sarete qui per tanto, tantissimo tempo. Cosa? Hai sentito, Diego? Sì, esatto. Anto, scusami, Ti sembra normale che Sofì ci ha detto che un paio d'ore sarebbero ritornati a casa? In pratica sono quasi 7 ore che loro non rientrano a casa. Cioè, ti sembra normale? Sì, hai perfettamente ragione. Ho provato a chiamarla, ma ce l'ha spento. Sì, ok, e cosa aspetti? Richiama, richiama finché non ti risponde. Cioè, non stare all'impalato, per favore. Che poi sì che mi arrabbio con te, cavolo, eh. Dai, veloce, fai qualcosa. Giulia, ho capito, ma non è inutile che ti arrabbi con me. Che cavolo ti arrabbi con me? Cosa ne posso io? E invece di stare impalato, puoi andare a richiamarla? Adesso perché la mi sta venendo il nervoso. Calmati, adesso la richiamo. Vai, per favore. Vado. Ne posso io, mamma mia, Sofì, rispondi, mamma mia. Allora, prima regola, dovete andare a svuotare le valigie. E seconda, non si può giocare con nessun altro gioco esterno. Ma solo con quello che c'è qua dentro. Aspetta, fammi. E qualsiasi cosa che c'è di esterno nella valigia io lo leverò e lo butterò. E poi dimentichiamo una cosa. Vi faccio vedere quali saranno i vostri armadi. Uno e due. Ma dovete far entrare tutta la roba qua dentro. Non avrete ulteriore spazio. Quindi dobbiamo svuotare solo la nostra valigia con dentro i nostri vestiti? Brava, non ti facevo così tanto intelligente. Sofì, posso tenere un gioco? No, gli unici giochi con cui potete giocare sono quelli che troverete in questa stanza. Né uno di più, né uno di meno. Ok, noi andiamo a svuotare le valigie. Vieni, Diego. Ah, e dimenticavo una cosa. La mensa ormai è chiusa, qua si mangia alle 5:30. Diego, alle 5:30? Di solito noi cena la facciamo alle 7:30/8. Che strano. Vabbè, svuotiamo le valigie. No, aspettate, ve lo dirò io quando lo dovete fare. Non so dove sono le fine, non andrò a vedere dove sono. Giulia! Oh, Anto, che c'è? Andiamo giù, dai, che basta, mi sono rotto, dobbiamo andare a cercare i bambini. Ora? Sì. Ok, dammi tempo che mi metto le scarpe e vengo con Andiamo. Te. Andiamo. Secondo te è meglio prima che svuotiamo le valigie o che mangiamo? Prima svuotiamo le valigie e poi mangiamo. Ok, va bene. Io ci avevo la valigia grigia. Andiamo, dai. Io comunque, Anto, ora puoi anche chiudere. Dobbiamo uscire, non c'è nessuno in casa. Chi sta dentro? Non c'è né Chiara né Diego. Ero abituato con dei bambini in casa. Sì, eri abituato, ok. Andiamo a cercare. Hai avuto un'idea pessima, dire di sì a Sofì. Vabbè, ma l'abbiamo presa insieme questa decisione. Ok, va bene, l'abbiamo presa insieme questa decisione. Ma magari se io dicevo di sì, tu potevi dire di no. Non vabbè, è che ogni volta che io dico di sì, tu dici di sì. Per una volta fai il padre e dici no. E non ci troveremo in questa situazione, ok? Adesso è colpa mia. Sì, è colpa tua anche. Ah, sì, è colpa tua. E adesso sono le 7:30 di sera, quasi le 8. Tra poco è buio e i bambini non sono ancora entrati a casa. Infatti, invece di gridare, andiamo a cercarli. Andiamo. Ci vediamo domani mattina. Sveglia alle 6:30. Ok. Diego, hai visto come sono crudeli qua?
si mangia solo alle 5:30. Poi di mattina ci dobbiamo svegliare alle 6:30. Ma deve decidere tutto lei. Pure quando ci svegliamo. Sì, hai visto Diego? Chiara, cos'hai? Guarda dietro! Vi conviene mangiare, perché sennò resterete a digiuno fino a pranzo. Diego, io spero di tornare il prima possibile a casa.